Il popolo di Libera ha risposto presente. Ha risposto all'appello lanciato dal fondatore, Don Luigi Ciotti, per la 20ª giornata nazionale dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Una manifestazione che quest'anno ha preso il nome di 20 Liberi. Una giornata tenuta a Bologna, capitale dell'Emilia, il 21 marzo scorso, primo giorno di primavera. Tra i partecipanti anche molti mesagnesi. E tra questi il sindaco della città, Franco Scoditti, il presidente del consiglio comunale, Fernando Orsini, e alcuni funzionari comunali. C'erano anche le nostre telecamere e hanno intervistato alcuni ospiti di caratura nazionale. Tra questi l'ex premier Romano Prodi, il sindaco di Bologna, Merola, il segretario nazionale CGIL, Camusso, l'ex magistrato Antonio Ingroia. Non abbiamo dimenticato neanche i semplici partecipanti. Tutto questo nel nostro servizio. Domenico Bullacci, Maria Colangiuli, Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo, Daniele De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Ferdinando Liguori, Tina Motok, Michele Fazio, Carmelo Benvegna, Stefano Chiaramella. La verità illumina la giustizia. Bologna, ricordiamolo, quest'anno sono oltre che i 20 anni di Libera, sono anche i 70 anni dalla liberazione dal nazifascismo e Bologna è stata città medaglia d'oro per la resistenza. Benvenuti col pallone delle città! Un applauso! È una giornata molto importante e commovente, devo dire, perché veramente il corteo era strapieno di ragazzi e di ragazzini che parlavano e urlavano, diciamo, contro la mafia. E, avendo io una certa età ormai, quest'idea di vedere tutti questi giovani così mobilitati mi sembra molto importante, quindi credo che non la dimenticherò. Da Milano. Ma io devo dire che facendo il cordone di sicurezza intorno ai familiari delle vittime ho provato a sentire le loro testimonianze e la cosa che più mi ha destabilizzato è l'assoluta non curanza della vita umana che questa gente ha nei confronti degli altri, proprio gente che per rubare un'auto ha ucciso una persona, addirittura per prendere soltanto un fucile da caccia, ed sono testimonianze veramente forti. Bologna. Oggi è una giornata importante perché ricordiamo le vittime e prendiamo un impegno contro la mafia. E la lotta contro la mafia vuol dire lottare contro ogni privilegio, ogni clientela, ogni favore che apre la strada per l'appunto all'arbitro. È per questo che noi lottiamo per i diritti e non ci piace questa distruzione dei diritti che è in corso. Beh, oggi penso che sia una giornata importante per il nostro paese, primo perché è la giornata del ricordo di chi ha dato la vita, non solamente i magistrati ma anche gli uomini delle scorte, le persone normali, le persone comuni, ma poi è la giornata dell'impegno dove il paese deve dare un chiaro segnale che c'è una speranza per dare una possibilità di vita diversa. E c'è una speranza soprattutto ai giovani, e tanti giovani oggi lo testimoniano, che il paese può dare delle risposte diverse. Si può vincere le mafie, ma soprattutto possiamo insieme costruire un paese per la legalità, un paese per il diritto, un paese dove si possa anche fare impresa senza dover ricorrere a soprusi, senza dover ricorrere a corruzione, senza purtroppo tutti i fatti che hanno anche negli ultimi giorni segnato le cronache e segnato la nostra vita. Io ho partecipato a molte di queste giornate, ma non bastano mai. In un paese dove l'illegalità è diffusa e dove la corruzione sfiora i 60 miliardi di euro all'anno, bisogna fare una legge che abbia tutele crescenti contro l'illegalità. Non ci può essere progresso, non ci può essere sviluppo e occupazione senza accompagnarla con la lotta per la legalità diffusa in questo Paese. E noi siamo qui per questo.
Beh, credo che sia una giornata stupenda, perché tanta gente, tanti giovani, e penso che sia proprio il segno che bisogna, adesso è il momento di fare scelte radicali, perché il vero problema del nostro paese non è togliere i diritti nel lavoro. Il vero problema del nostro paese è la criminalità organizzata, che ormai controlla pezzi interi dell'economia. La vera non competitività deriva da lì. E allora questa è l'azione che il governo, la politica deve mettere in campo. E per quello che ci riguarda come sindacato, noi dobbiamo fare anche di più di quello che abbiamo fatto fino adesso e dobbiamo davvero batterci perché questo cambiamento venga realizzato. E tra l'altro noi proprio prossimo sabato, il 28, quando manifestiamo a Roma, una delle parole d'ordine è proprio la legalità, perché oggi il problema centrale è proprio quello di rimettere al centro un'idea diversa di impresa, di giustizia sociale e anche di economia, che deve essere un'economia che rispetta chi lavora, ma anche un'economia che guarda all'esito, a quello che si fa, a quello che si produce. E c'è bisogno di cambiare cultura. I tanti giovani qui credo ci pongano anche il problema che bisogna ripartire da loro per dargli un futuro, e bisogna che anche noi ritiriamo fuori il meglio che ognuno di noi ha per provare a cambiare questo paese. Ci lascio un commento dei romagnoli. Commento che è una grande giornata, bellissima, un sacco di giovani, e qui c'è quella bella Italia che tutte le mattine fa partire questo paese, che ti dà la forza, la benzina, diciamo così, l'adrenalina che è necessaria tutti i giorni per provare a fare di più, provare a fare meglio, affrontare i problemi difficili di questo paese, ma con la convinzione che ce ne sono tanti che tutte le mattine ci provano, e quindi vale la pena farlo, e bisogna farlo col massimo dell'impegno e al massimo della responsabilità. Beh, non c'è dubbio, in realtà la prima no, ma bisogna tornare molto indietro nel tempo per trovare un'altra generazione che aveva più in mente le valigie per andare in un altro posto del mondo che non una prospettiva nel nostro paese. Quindi credo che ci sia un contrasto evidente tra il messaggio che viene dato della società del benessere e la loro assenza di prospettiva di trovare un lavoro e di avere una possibilità di progettare il loro futuro. E fa ancora più male in giornate come queste, quando si vede invece la straordinaria partecipazione e anche voglia di cambiare il mondo, di avere, hanno profondamente radicato l'idea che bisogna superare l'ingiustizia, la diseguaglianza, e bisogna avere una prospettiva migliore. Ormai un anno che si parla della legge anticorruzione e questa viene sistematicamente rinviata, che bisogna avere il coraggio di pestare anche qualche potere forte, quindi falso in bilancio, lotta all'evasione, come dire, non si può cercare delle mediazioni, c'è davvero un tema etico di giustizia che va messo davanti, e credo che questo sarebbe per i giovani che sono in questa piazza un messaggio straordinariamente importante. E poi insieme vi direi di non fare propaganda rispetto agli straordinari risultati e di provare a domandarsi come può creare lavoro, costruire delle vere prospettive di lavoro per questi tantissimi giovani che quello vorrebbero e che su quello vorrebbero investire un loro futuro in questo paese. Non c'è dubbio che ci vorrebbe un sindacato sempre più unito, ci vorrebbe un sindacato, e questo è lo sforzo che stiamo facendo, che riesca a riunificare ciò che da un lato la crisi ha diviso e frammentato in una condizione che è quella che ad alta disoccupazione ovviamente c'è il rischio di creare divisioni, ma anche delle divisioni che ha costruito sistematicamente il governo. Quindi c'è un tema che riguarda le organizzazioni, ma soprattutto c'è un tema di riunificazione del mondo del lavoro. Siamo molto felici, molto orgogliosi della riuscita di questa manifestazione, che non è una manifestazione come tutte le altre. Ci sono tante persone che si impegnano in prima persona per dire no alle mafie e no alla corruzione, per chiedere verità e chiedere insieme giustizia. Bologna su questo sa cosa significa perdere dei parenti, perdere degli amici. Siamo una città che ha subito molte stragi e ogni anno le ricordiamo. Le ricordiamo trasformando questo ricordo in un impegno per continuare a chiedere verità e giustizia. Quindi è una bella giornata, sono convinto che segnerà una svolta civica nell'attenzione di tutto il paese sulla necessità di combattere la mafia. Le frequento queste
giornata della memoria di Libera ormai da 20 anni, e ogni giorno, ogni momento, ogni anno è un modo per rinnovare l'emozione nello stesso modo, senza retorica, ma con l'emozione dell'incontro fra la gente, i tanti e i familiari delle tante, delle troppe vittime che durante questo lungo percorso hanno disseminato una lunga scia di sangue. Beh, noi lo diciamo ogni anno e non dobbiamo mai stancarci di ripetercelo. Fatti così non si devono più ripetere, per questo bisogna stare stretti vicino ai familiari delle vittime, nella memoria, nel ricordo, perché il passato, quel passato terribile, non diventi mai più presente. L'Italia deve manifestare, la risposta c'è. Quando poi in altre situazioni bisogna costruire, bisogna anche votare, bisogna esprimere davvero qualcosa per un cambiamento, un po' meno. Come mai? Perché è la vita. Voglio dire, la manifestazione, questa è bella, ma non tanto per il numero, ma quanto perché c'è un'enorme quantità di ragazzi, di giovani, poi venuti in modo individuale, no? Cioè, però poi il problema dell'onestà diventa un problema individuale di 60 milioni di persone, non delle 100.000 che possono essere presenti. E lì è un'educazione alle coscienze a cui le manifestazioni danno un contributo, ma non più di tanto. Il problema adesso è che la cosiddetta penetrazione mafiosa è diventata più raffinata, più individuale. Sempre più spesso viene richiesta da quello che si trova in difficoltà, no? Tipicamente un piccolo imprenditore che ha bisogno, cerca il credito, non lo trova, e zone grigie glielo danno e poi le zone nere lo catturano. Ecco. Il Papa dice uomini di buone maniere ma di cattive abitudini. Sì. Sì. E quindi vuol dire, sì, che ce li abbiamo vicini? Beh sì, potremmo essere anche noi nelle tentazioni. No, voglio dire, è un discorso serio, perché salta fuori il problema della scuola, della famiglia, delle abitudini piccole alla non prevaricazione. C'è anche una legge che sta un anno prima di essere, no? che giace nei cassetti, una legge così fondamentale come l'anticorruzione, quella forse è una responsabilità che netta di qualcuno. Vedi, non conoscendo i contenuti tecnici della legge mi vergogno a dare un giudizio, le dico poi che la legge è condizione necessaria, ma certamente non sufficiente. Grazie professore. Torquato Ciriaco, Usan Balichi, Domenico Pacillo, Gaetano Marchitelli, Claudio Taglialatela, Paolino Avella, Giuseppe Rovescio, Antonio Vairo, Paolo Bagnato, okay. Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Dario Schierillo, Matilde Sorrentino, Fabio Nunneri, Massimiliano Carbone, Antonio Graziano, Antonio Maiorano, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Politkovskaja, Giuseppe D'Angelo, Luca Cottarelli, Luigi Sica, Francesco Gaito, Umberto Importa, Giuseppe Varo Palumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico De Nittis, Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Noviello, Marco Pittoni, Raffaele Gargiulo. Raffaele Granata, Giuseppe Minopoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Samuel Quattù, Christopher Adams, questi qua. Eric Afum Yeboah,